È una trattativa a fiume quella iniziata la notte scorsa e proseguita per tutta la giornata. I quattro stranieri ancora sulla gru hanno ricevuto assistenza legale e sono rappresentati da un collegio difensivo composto dagli avvocati Maglio Vicini, Sergio Pezzucchi, Alessandro Zucca e Luisella Savoldi. Da 24 ore si ragiona sulla proposta avanzata da CGIL, CISL e Diocesi Bresciana. C'è la disponibilità di un tavolo in prefettura per discutere delle questioni che riguardano l'immigrazione, la loro posizione e poi la messa a disposizione di un'area pubblica per poter continuare la dimostrazione. I legali in mattinata iniziano il dialogo con gli immigrati. Alle 13 il primo vertice in prefettura che dura un'ora. Quando scenderanno si vedranno le carte e il collegio difensivo per ognuno di loro, perché ovviamente sono posizioni diverse, abbiamo già visto quando sono scesi gli altri, potrà esaminare tutto. Gli avvocati riferiscono agli stranieri le condizioni stipulate per loro dalla prefettura. Né l'espulsione né il trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione. Siamo pronti a scendere, dicono dalla gru, se le condizioni vengono estese a tutti gli stranieri nelle nostre condizioni, vale a dire quasi 2.000 immigrati ai quali è stata rigettata la richiesta di sanatoria. Vi ho detto personalmente che le ingiustizie di questo paese non è che si possono risolvere tutte. Da qui nasce una nuova proposta. Sorta di moratoria nella trattazione di tutte le pratiche di regolarizzazione che sono destinate al rigetto, cioè tenerle ferme. Dalla prefettura la fumata è però nera, nessuna moratoria. Fanno eco le parole del ministro Maroni che da Milano dice no ai ricatti, la legge è legge. Le condizioni proposte ai quattro stranieri sulla gru non possono essere estese ad altri immigrati.